Andrew McKenzie on Enjoy Television. Welcome, how are you? I'm fabulous, how are you? So, what about this night here in Doc Show? È bellissimo, come che si è pensato? È belli, vero? Yes, very nice, very nice. Bene, dai, stupendo. Yeah, it was great. Can you tell me something about the connection between the music and the fashion? Because sono piace girare tutte le immagini, no? So le musiche è spettacolare con questo tipo di sfilata, diverso da Milano, però adesso il mio periodo sono dentro di questa immagine. È molto Berlino, molto cool, a me piace le contraste. Le contraste è bellissimo, classico. But what is in and out now, right now? Mackenzie is very in, everybody else is out. Can wear Andrew McKenzie's clothes? Sì, absolutely. Yes, of course. Mm-hmm. Guarda. Yes, everybody can wear Andrew McKenzie's clothes. Everybody here in Doc Show are wearing Andrew McKenzie clothes now. Fantastic. Andrew. So, Andrew, thank you so much. Grazie. Grazie. See, next time it'll be bigger and better. Caro Lorenzo, buonasera. Buonasera. Ma bentornato su Enjoy, che è un po' che manchi. È un po' che manco, eh? È un po' che manchi. Questa sera siamo al Doc Show perché il Doc Show cresce. Siamo a 10 anni di Doc Show. Questo Doc Show sta diventando grande. Ma sto diventando vecchio pure io, allora mi sa perché. Quanti anni sono che conosci Nicola, Ettore e Placido? Guarda, io credo che al Doc Show ho iniziato a lavorarci da subito, poi ne sono 10 anni. 10 anni. Bella, una realtà che cresce, una realtà che... È una realtà che ha saputo trasformarsi e mantenere uno zoccolo duro, anzi ti direi dopo questi 10 anni uno zoccolo anziano, ma coadiuvandoci e mettendo in parallelo anche un nuovo pubblico, un pubblico giovane che si sta divertendo, che tanto quello vecchio gli piace trovare il look per la serata, e avere un'apertura musicale, che comunque il Doc Show ha cambiato tante fasi, e anche noi DJ all'interno del Doc Show sono cambiate tante cose. E bello, no? Mio caro Ettore, ciao, ma bentornato, ciao. Ma torni su Enjoy Television in un'occasione importantissima, questo Doc Show sta diventando certo. Grande. Già sono 10 anni ormai e festeggiamo il decennale qui con tutti i nostri amici più cari e niente, è una bella festa, come avete visto, direi bella gente, sempre tutto carino. Anni di Doc Show, allora insieme a Nicola e insieme a Placido, i tuoi due compagni di avventura. Davvero tante, abbiamo creato tante belle situazioni e di questo ne sono contento e orgoglioso, perché veramente io che ho girato il mondo, situazioni così, cioè ne ho viste poche, dai, carine, curate, come proprio anche l'affetto del pubblico comunque. Che c'è e rimane. Sicuramente il Doc Show è un prodotto di qualità, ma avete anche la vostra clientela che è, a parte essere selezionatissima, ma molto molto affezionata. Sì, affezionata, perché siamo proprio amici sempre e c'è gente che ci segue da anni proprio fedelmente e di questo noi siamo orgogliosi e contenti.
Ettore, adesso io voglio cederti il microfono, ti cedo la conduzione, voglio che tu dici a quella telecamera una cosa a Nicola e una cosa a Placido che ma non hai mai avuto il coraggio di dirgli in occasione di questo decimo compleanno, bella brutta che sia. Guarda, se devo dirti la verità, tesoro, io dico tutto ciò che penso immediatamente, quindi non penso che ci sia una cosa che debba dire a Nicola e Placido. Sono talmente istintivo, spontaneo, che più di così veramente faccio i danni. Quindi no, non c'è proprio nulla che devo dire a Nicola e Placido. Sono contento che abbiamo creato questa bellissima festa e niente, spero che duri ancora tanto.